grandezze fisiche che determinano lo stato fisico di un gas sono tre: la pressione, il volume e la temperatura. Se vogliamo capire come cambia lo stato fisico di un gas quando cambiano questi parametri, il modo più conveniente è di tenerne volta per volta una costante e vedere qual è la relazione tra le altre due. Vediamo come possiamo fare. Badate, queste leggi che stiamo per studiare sono empiriche, vengono dette empiriche, perché ricavate semplicemente da esperimenti. Vale a dire che si tira fuori una legge osservando il reale comportamento attraverso le misure. Vediamo la situazione iniziale. Abbiamo un gas che ha un valore di pressione, un valore di volume e un valore di temperatura. Fuori c'è la pressione atmosferica, sullo stantuffo c'è un mucchietto di sabbia. Il gas è in equilibrio. Aumentando il mucchietto di sabbia, lo stantuffo è costretto a scendere lentamente perché noi la sabbia la aggiungiamo lentamente. Quindi il volume del gas cambia. Se la temperatura viene mantenuta costante, e questo lo si fa tenendo costante la temperatura della piattaforma su cui il recipiente è appoggiato, si nota che al diminuire del volume la pressione aumenta. E aumenta in maniera che il prodotto della pressione per il volume iniziale e il prodotto della pressione per il volume finale sono uguali. Come dire, quindi questa è la prima legge empirica dei gas. A temperatura costante, la relazione tra pressione e volume è tale che il loro prodotto rimane costante. Come dire che la pressione e il volume in questa situazione sono inversamente proporzionali, perché noi potremmo scrivere in questo modo: la pressione è uguale a un valore costante diviso il volume, dal che si vede che pressione e volume sono perfettamente inversamente proporzionali. Questa legge si chiama legge di Boyle e Boyle la determinò sperimentalmente intorno al 1660. Per la seconda legge dei gas, teniamo costante la pressione. In questo caso, al variare della temperatura, varia il volume del gas. E vedete che la relazione tra volume e temperatura è in tutto simile alla legge di dilatazione termica di solidi e liquidi, cioè il volume del gas ad una determinata temperatura centigrada è uguale al volume che il gas ha a 0 gradi centigradi per un fattore di crescita che è dato da 1 più alfa per la temperatura, per la nuova temperatura. Alfa viene chiamato coefficiente di dilatazione termica. Questo coefficiente di dilatazione termica è diverso da gas a gas. Questa legge si chiama prima legge di Volta-Gay-Lussac perché fu trovata in maniera indipendente da Volta e da Gay-Lussac intorno al 1800. Come abbiamo realizzato le trasformazioni necessarie a capire questa relazione? Non cambia il mucchietto di sabbia, come vedete, quindi non si agisce sulla forza esterna agente, ma si fa in maniera che la temperatura della piastra pian piano diminuisca, per esempio, o aumenti, sarebbe uguale. Quando la temperatura diminuisce in maniera sufficientemente lenta in maniera da poter immaginare il gas sempre in equilibrio, al diminuire della temperatura si nota che lo stantuffo scende, cioè diminuisce anche il volume. Il contrario accadrebbe se la temperatura fosse fatta aumentare. Quindi c'è una proporzionalità tra
temperatura e volume, e andando ad analizzare i dati sperimentali si deriva la relazione che abbiamo già visto. La pressione rimane costante perché la forza esterna agente è sempre la stessa, quindi anche la forza con cui il gas risponde attraverso la sua pressione rimane sempre la stessa. La terza e ultima legge dei gas è chiamata seconda legge di Volta-Gay-Lussac, anche questa trovata intorno al 1800 da questi due scienziati, uno italiano, l'altro inglese. Mi correggo, Gay-Lussac era uno scienziato francese. In questa situazione si fa in modo che il volume rimanga costante ed è semplice realizzare questo, basta tenere bloccato il pistone, lo stantuffo. A questo punto possono variare soltanto pressione e temperatura. Ebbene, se la temperatura la si fa diminuire o la si fa aumentare, il volume non cambia, ma si nota che alla diminuzione della temperatura corrisponde una diminuzione della pressione, a un aumento invece corrisponde un aumento della pressione. Cioè la pressione e la temperatura sono in qualche modo proporzionali. La legge che si deriva dai dati sperimentali, quindi legge empirica, è questa. La pressione ad una determinata temperatura è uguale alla pressione che il gas ha a 0 gradi centigradi per un fattore di crescita dato da 1 più beta per la temperatura raggiunta. Beta viene chiamato coefficiente di dilatazione pressoria e cambia da sostanza a sostanza come cambiava il coefficiente di dilatazione termica, volumetrica. Queste tre leggi sono semplicemente rappresentate in questa unica figura, e sono, da sottolineare, leggi empiriche che ci raccontano il comportamento di un gas quando una delle tre grandezze che ne determinano lo stato rimane costante, e ricaviamo la relazione tra le restanti due.